Quando una squadra cadetta supera una formazione di Serie A, i conti non tornano. Cerchiamo dunque una giustificazione alla brutta figura del Napoli, eliminato dalla Coppa da una Ternana che incontrerà in semifinale la Roma. D'accordo, mancavano Damiani e Spegiorin, giocare senza punte non è agevole. Il fondo era fangoso e rendeva precari gli equilibri, ma non basta. La verità è che il ritmo e la vitalità degli umbri hanno frastornato un Napoli apatico e privo di nervo. Vediamo com'è andata. Qualche round di studio, la Ternana comincia ad affondare i colpi. Al 27esimo il centro morbido di Legnani è invitante per De Rosa, la cui acrobazia risulta coordinata ma fiacca. Un minuto dopo il centravanti, unico in calzamaglia, mette in caldo oltre alle gambe anche il risultato. Castellini fa l'impossibile, non il miracolo. Il Napoli accusa il colpo e solo alcuni uomini sfoggiano un briciolo d'orgoglio. Agostinelli, per esempio. Il suo suggerimento per Capone è un cesello, ma Mascella, capitano degli Umbri, si salva con un polpaccio. Gli azzurri partenopei si sentono eliminati dalla Coppa, l'idea li scuote e Guidetti è atterrato al limite dell'area. Oggi non è domenica, niente moviola, solo l'arbitro che dice di no. Al 42esimo l'ultima azione di rilievo nella prima frazione, la firma Tesser che azzecca tutto, progressione, inserimento e colpo di testa, meno l'angolo giusto. Evidentemente negli spogliatoi Vinicio striglia i suoi uomini che al quarto della ripresa reclamano un calcio di rigore. In prota suggerisce, Capone va per le terre. Non è aria di penalty, per pareggiare occorre inventare qualcos'altro. Il più estroso è il nuovo entrato, Lucido, cui Vincenzo Marino ha passato il testimone. La sua botta finisce fra gli ultra rossoverdi. Più centrata la mira del piccolo vitalissimo Guidetti, la parabola però è abbastanza telefonata. E la Ternana? Agisce Sorniona affidandosi a un contropiede pungente e veloce che al nono porta De Rosa al bis. Il gol viene annullato più per un fuorigioco dello stesso autore che per la carica subita da Bellugi, il quale comunque a seguito dell'impatto raggiunge le docce prima degli altri. Raimondo Marino, che lo avvicenda, non si ambienta subito, anzi confonde le parti e rischia l'autorete. Castellini ci mette una pezza e sbraita, roba da matti, soffrire contro una squadra di Serie B. Ma la Ternana ha carattere e valide individualità. Osservate lo slalom di Stefanelli, uno dei migliori in campo insieme all'altro interno avanzato Sorbi. Sboccia anche De Rosa, che ha spine acuminate per la difesa napoletana. Dopo l'apprezzata elevazione, ora ha un tunnel. Lo fermano così. Gli ospiti hanno un ultimo sussulto, lo stopper Codogno continua a fare il duro. Dopotutto gli è andata bene un paio di volte, rischia e se la cava ancora a due minuti dalla fine. Capone ruzzola, l'arbitro non fischia, la Ternana è in semifinale.